Serie di furti in appartamento nelle ultime 2 settimane in Viale Europa a Bolzano. 2 furti sono stati messi a segno una quindicina di giorni fa al primo piano dei civici 126 e 128. I malviventi sono entrati negli appartamenti, probabilmente scavalcando i balconi che danno verso il parco interno dei 2 palazzi. Un terzo furto, invece, è stato messo a segno una decina di giorni fa, sempre in Viale Europa. Questa volta al civico 170, ai danni di un'anziana signora che vive al 10° piano. A raccontarci quest'ultimo episodio è il figlio che siamo riusciti ad incontrare. La mamma è uscita un paio d'ore per fare la spesa, mi sembra che mi ha raccontato tutta la parrucchiera, e quando è tornata ha trovato l'appartamento, la porta divelta. È tutto sotto sopra, ribaltato insomma. Le hanno rubato collanine d'oro, i ricordi del papà che è defunto, che ci teneva tanto, più un valore affettivo che realmente il valore in denaro, ecco. E aveva qualche contante, insomma, qualche banconota ce l'aveva nel cassetto. Nessuno ha sentito nulla perché secondo me se la sono organizzata bene, perché il giroscala ha una porta antincendio che, chiudendo, isola l'appartamento, e ha potuto lavorare in pace. Chiudendo questa porta hanno lavorato senza farsi sentire da nessuno, probabilmente. La paura e il timore aumenta sempre di più, non ci si sente sicuri e gli anziani rischiano di essere quelli più presi di mira. Ma secondo me comunque l'hanno inquadrata, l'hanno seguita, controllavano secondo me che tornasse, avrebbero dato l'ok, guarda, sta tornando. Secondo me era seguita. Le persone anziane sole sono prese di mira, abbiamo sentito, e gli fanno la festa. Non possiamo più neanche stare tranquilli a casa nostra fra un po', che infatti la mamma adesso è molto scossa, perché in casa ogni piccolo rumore ha paura, e paura che gli entrino ancora, paura che possa risuccedere.